Buongiorno a tutti e bentornati. Oggi video tag dedicato all'infanzia. Sono stata taggata da True Colors, che ringrazio per avermi taggato e che saluto. Vi lascio in descrizione il link al suo canale. Questo tag è stato ideato da, vi lascio qua sotto il nome di chi ha ideato il tag, perché sapete che io ho dei problemi con la pronuncia di nomi che non sono proprio lineari e scritti in italiano, quindi per evitare di storpiare ve lo lascio qua e vi lascio in descrizione anche il link a questo canale, che è un canale che io personalmente non conoscevo, però comunque se volete dare un'occhiata trovate tutto in info box. Andiamo subito a fare il tag, quindi partiamo con la prima domanda. La tua favola preferita e perché? Cenerentola è sempre stata la mia favola preferita perché mi faceva sognare, perché quando ero piccola, appunto, questo tema del ballo, il vestito, la fata, il principe azzurro, insomma, erano cose che mi facevano sognare. Ma devo dire che poi negli anni è sempre rimasta quella la mia favola preferita per il messaggio che mi ha trasmesso, ossia quello di non perdere mai la speranza, perché anche se le situazioni sono dure, sono difficili, sono sfortunate, problematiche, ci può sempre essere qualcosa o qualcuno che ci viene in aiuto e che in qualche modo fa sì che la situazione prenda una svolta positiva o addirittura si possa arrivare ad un lieto fine, perché non si sa mai. Quindi io ho sempre un po' portato con me questo messaggio ed è stato importantissimo nella mia vita, soprattutto negli ultimi anni, perché io negli ultimi anni ho attraversato veramente dei momenti difficilissimi. E davvero, se non avessi avuto la speranza, non so proprio come avrei fatto ad affrontarli. Quindi questo per me è un messaggio importantissimo. Seconda domanda: ti piaceva impersonare i personaggi delle fiabe? Se sì, quali? No, io non lo facevo mai, non è che mi piacesse particolarmente, quindi no. Qual era un punto di ritrovo della tua città dove andavi per incontrare i tuoi amici d'infanzia? Diciamo che nella mia città c'erano dei giardini pubblici che si trovavano vicino a casa mia, vicino anche alla scuola, dove io andavo e lì potevo ritrovare tutti i miei compagni di classe, i miei compagni dell'asilo, si poteva giocare, parlare, anche se devo dire che io da piccola non ero per niente socievole, quindi non è che avessi questa cerchia di amici così infinita, però insomma quello era un punto di ritrovo. Quarta domanda, triggers preferiti, quali ti piacevano di più? Preferivi ascoltarli in momenti specifici? Ecco qua io apro una piccola parentesi. Io non avevo la minima idea di che cosa fossero i triggers, devo essere sincera, quindi sono andata a cercarmelo, sono andata a vedere che cosa sono andata a cliccare sul link appunto di True Colors che ha messo in descrizione il link per andare a vedere appunto di che cosa si tratta e credo che questa domanda sia presente nel tag perché il tag è stato ideato da chi si occupa di ASMR, che è una tecnica di rilassamento, e i triggers sono degli stimoli uditivi o visivi che sono in grado di innescare nel nostro cervello quella risposta che serve per fare in modo che dentro di noi si attivi appunto il rilassamento. Io spero di aver capito bene, chiedo scusa se quello che sto dicendo non è esatto, ma io non sono assolutamente un'esperta di tecniche di rilassamento. E quindi, insomma, quello che ho letto, quello che io ho capito è questo, poi non so se è corretto. Comunque, questi triggers sono, appunto dei suoni particolari, il sussurro della voce, piuttosto che magari delle immagini particolari, e dovrebbero, appunto, queste, immagini o questi suoni andare ad innescare dentro di noi uno stato di rilassamento. Io però devo dire che non sono per niente un amante di tecniche di rilassamento, anzi, tutto il contrario, perché quelle tecniche di rilassamento che diciamo classiche, che solitamente rilassano il 99,9% delle persone, su di me hanno un effetto completamente opposto. Quindi se io provo a mettere in atto queste tecniche, quello che succede è che non solo non mi rilasso, ma mi viene pure l'ansia. Io non so perché, non lo so, forse
funziono male probabilmente, ma funziono in questo modo, quindi non riesco assolutamente a mettere in pratica queste cose. E quindi di conseguenza, tra tutti i trigger, diciamo, più classici che io ho trovato in internet, non ce n'è nessuno che in realtà sia in grado di rilassarmi e quindi sia il mio preferito. Io per rilassarmi utilizzo dei metodi che sono magari meno diffusi, ma che su di me funzionano veramente alla grande, come ad esempio farmi un viaggio, uscire di casa, andare a farmi una passeggiata, piuttosto che guidare la macchina, ascoltare a tutto volume la musica rock, che qui è una cosa che probabilmente rilassa solo me, però davvero su di me funziona molto bene. E anche fare delle cose manuali, quindi dei lavori creativi, insomma, cose comunque che non rientrano, diciamo, né in questi triggers. Quindi, insomma, questa domanda, la risposta a questa domanda è un po' diversa forse da quella della maggior parte delle persone. Poi andiamo avanti. Il tuo più grande sogno. Io da piccola ne avevo tanti di sogni, ma il sogno più grande comunque era quello di vedere sempre la mia famiglia unita. Di stare sempre insieme con benessere, salute, serenità, insomma, quello è quello che io ho sempre voluto, quindi quello diciamo che era il mio più grande sogno, è ancora il mio più grande sogno. La materia che ti piaceva di meno, parlane. Ecco, qui io devo dire che questa materia non è che mi piacesse di meno, proprio la odiavo con tutta me stessa ed è la matematica. Io quando ero piccola andavo alle elementari, poi sono andata alle medie, poi sono andata alle superiori, poi sono andata anche all'università e la matematica è sempre stata un osso duro. Io non sono mai riuscita né a capirla né a mettere in pratica tutti quei procedimenti e quelle formule che erano necessarie per la buona riuscita, diciamo, dell'operazione, insomma. Quindi la matematica, però devo aprire anche una piccola parentesi. Io ho sempre avuto un'enorme difficoltà a fare i conti, una grandissima difficoltà, nel senso che io riesco a fare i conti solo se mi aiuto con le dita o se comunque utilizzo dei mezzi tipo la calcolatrice o insomma mezzi di questo genere. Perché questo? Io ho un disturbo di calcolo che si chiama discalculia. Se non sapete che cos'è, vi lascio nell'info box il link per andare a vedere di che cosa si tratta, oppure nelle schede, adesso vediamo se lo lascio su o se lo lascio giù, comunque da qualche parte ve lo lascio. E questo è un disturbo di calcolo che mi ha sempre creato una serie di difficoltà, ma la cosa che mi ha creato ancora più difficoltà è che io ho scoperto che questo mio disturbo aveva un nome solo in età adulta, quindi io per tutta la scuola mi sono portata dietro queste difficoltà senza poter avere un aiuto specifico perché non sapevo che queste difficoltà e questi problemi che io avevo avevano un nome ben specifico e che si trattava di un disturbo specifico. Quindi ovviamente mi sono un po' arrangiata, ho sempre cercato di aggirare l'ostacolo, ho scelto una scuola quando ero alle superiori che non avesse matematica, all'università comunque non ho dato esami di matematica, quindi sono riuscita comunque ad ottenere dei risultati, ma sempre aggirando l'ostacolo, senza mai riuscire ad affrontare proprio il problema, per quello che era. E quindi insomma, ancora oggi questo problema è molto impattante perché io spesso sbaglio a contare anche quando si tratta magari di dare dei soldi, quindi mi è capitato spesso di sbagliarmi, di dare più soldi di quelli che avrei dovuto. Quindi insomma la discalculia è un problema che insomma in qualche modo può creare delle grandi difficoltà. Io cerco comunque sempre di usare delle strategie, ad esempio cerco di non pagare quasi mai in contanti, così almeno sono sicura che non mi sbaglio, uso il bancomat, così insomma non devo contare, però diciamo che è un problema che in qualche modo delle difficoltà me le crea e me le crea ancora oggi, quindi insomma purtroppo non è niente di grave, per carità c'è di peggio, però è uno di quei fastidi che se non ci fosse sarebbe meglio. Andiamo avanti, che cosa eviteresti di fare se potessi tornare indietro nel tempo e perché? Allora, io quando ho letto questa domanda ho subito pensato a un sacco di cose, poi però ci ho riflettuto
Io credo che anche se potessi tornare indietro nel tempo non cambierei nulla del mio passato. Non perché il mio passato sia perfetto e perché mi sia piaciuto tutto, anzi, ci sono un sacco di cose che non mi sono piaciute, che vorrei magari istintivamente poter cambiare, ma non le andrei a cambiare lo stesso perché se io sono convinta che se io andassi a cambiare anche solo che un piccolo dettaglio del mio passato, andrei a modificare il mio presente. E io questo non lo voglio, non tanto perché il mio presente sia perfetto, perché non è perfetto, perché ci sono delle cose che non mi piacciono, ci sono delle cose comunque che vorrei che mi andassero meglio, però ci sono anche delle cose che invece mi rendono felice e mi creano uno stato di benessere. E quindi se io mi svegliassi una mattina e il mio presente fosse diverso, non credo che ne sarei così felice. Quindi io credo che, insomma, sia molto meglio andare a pensare che cosa potrei cambiare, magari oggi per migliorare il mio futuro, piuttosto che andare a cambiare qualcosa del passato rischiando di stravolgere tutto. Quindi, insomma, alla fine non cambierei nulla. Ottava domanda. Ti è sempre piaciuto il tuo nome? Se no, quale avresti voluto avere? A me il mio nome è sempre piaciuto. Mi è anche piaciuto molto il modo in cui i miei genitori lo hanno scelto perché mi hanno raccontato che comunque non hanno scelto un nome a caso, ma ci hanno studiato un po', hanno pensato a un nome che potesse essere, diciamo, anche abbinabile con il cognome, un nome comunque che non fosse troppo lungo, insomma, hanno fatto una serie di ragionamenti prima di darmi un nome e a me questa cosa comunque mi è piaciuta. Il mio nome, perché credo di non averlo mai detto sul canale, io mi chiamo Sara ed è un nome che comunque mi piace, mi è sempre piaciuto. Mostra un oggetto legato alla tua infanzia e se vi è possibile facci del tapping in stereo mode. Questo non sarà possibile perché io non ho l'oggetto con me, però un oggetto che è sempre stato legato alla mia infanzia è la Barbie. Io ci giocavo veramente a ogni ora del giorno, ci ho giocato da quando sono nata finché non sono diventata adolescente, quindi quello è proprio un oggetto che caratterizza la mia infanzia in tutto e per tutto. Parla di un momento nostalgico del passato. Dunque, se io penso a un momento del mio passato che mi fa in qualche modo sentire nostalgia, mi viene in mente subito la sera della vigilia di Natale. Quando io ero piccola, quella era una serata magica, proprio in tutti i sensi. Su di me aveva veramente questo effetto. La famiglia era unita in un'atmosfera di calore, di amore, di magia, di serenità. Noi trascorrevamo quella serata a casa dei miei nonni con i miei genitori, i miei zii e mio cugino ed eravamo sempre noi, facevamo questa cena, poi aprivamo i regali, dopo cena stavamo insieme, giocavamo, stavamo veramente molto bene, quella era davvero una serata per me ricca di magia. Ci penso con nostalgia perché purtroppo negli anni, tante cose sono cambiate nella mia famiglia e quindi, insomma, quella serata in quel modo e con quella modalità io non sono mai più riuscita a ricrearla. E quindi questo senso di magia e di calore un po' è andato perso. Non tanto perché la famiglia non sia più unita, perché poi comunque è una serata che ho sempre trascorso in famiglia. Però quell'atmosfera io non l'ho mai più ritrovata e non solo perché sono diventata adulta, ma proprio perché sono cambiate delle cose che ovviamente non dico qua su YouTube perché sono fatti personali, però insomma diciamo che ci sono stati dei cambiamenti che mi hanno portato a non sentire più quella sera nello stesso modo e quindi a viverla con nostalgia. Perché io ricordo quei momenti con grande nostalgia, quindi sicuramente quello è il momento nostalgico. Poi, da piccola preferivi la voce di quale genitore? Spiega il perché. Io direi entrambi. La voce dei miei genitori mi è sempre piaciuta, sia quella di mia mamma sia quella di mio papà. Entrambe le voci riuscivano a trasmettermi amore, calore, serenità, protezione, quindi direi che tutte e due senza distinzione. Tagga chi vorreste assolutamente lo facesse, poi precisa però che il tag è rivolto a tutti. Beh, ovviamente come tutti i video tag che io faccio, alla fine dico sempre che siete tutti taggati, quindi chiunque voglia rispondere può farlo.
E io taggo in particolare Chiacchiere sul divano e naturalmente Silvia e Lady Misha. Se ovviamente vi va di farlo, mi fa piacere, ma non sentitevi obbligati perché, come sapete, io sono per la libertà individuale. Quindi, se fate questo tag volentieri, bene, sono felice che lo facciate, altrimenti nessun problema, per carità, ci mancherebbe. Detto questo, concludo il video, vi mando un bacio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi!